Questa misura ci dà l'opportunità di mettere in scena una situazione capace di reggere gli entusiasmi non solo italiani, ma anche gli entusiasmi europei e soprattutto d'oltreoceano, dove l'arte contemporanea, in special modo l'iperrealismo, è dagli anni 50 che viene criticato, apprezzato, discusso e comunque digerito, mentre qui da noi oggettivamente, mediamente si tratta di un'avanguardia, si tratta di un qualcosa di sconosciuto. è naturalmente una mostra solo di iperrealismo, anzi tutt'altro, c'è anche dell'astrattismo, c'è anche del concettuale, c'è insomma la misura secondo noi corretta, ampia, per divertire dal ragazzino che frequenta la scuola fino all'anziano che è abituato magari a vedere il paesaggio all'italiano, il mazzo di fiori, e però viene qua e vede qualcosa che probabilmente lo lascerà stupito, divertito, contento, e per noi questa è la soddisfazione, anche perché tutto ciò è un'attività perfettamente no profit, nel senso che ci muoviamo in autofinanziamento, ed è per questo che andiamo nelle sedi comunali, statali, regionali, proprio perché non abbiamo né un finanziatore né un budget che derivi da sponsor, e ci muoviamo con le nostre forze, con le nostre capacità, e quindi per forza deve essere la soddisfazione quella che ci muove e non l'interesse.